E lo sapete chi era l'altro coglione, eh? Era Marco! Complimenti ad Ufisio, direttamente da Zelig, che ci hai allietato la serata. Ma adesso andiamo avanti e passiamo al gruppo clou di questa serata. Un gruppo che vi farà salire le gonadi al posto dello scollino, i pomiduri. Se chiedo all'ortolano di portarmi scalogno, lui mi guarda un poco storto e poi mi fa la fattura. Se chiedo al pescivendolo di vendermi aringhe, da due colpi col martello e dopo indossa la toga. Se chiedo al pasticcere che mi dia un maritozzo, lui mi crede omosessuale e mi presenta suo figlio. Quindi vado dal fungaio, chiedo un po' di chiodini, ma lui mi redarguisce e dice va in ferramenta. Ho un buon vocabolario, ma che cosa mi serve? Forse è sotto il comodino che gli manca una gamba. Novel cuisine, novel cuisine, novel cuisine, novel cuisine. E intanto sto morendo di fame. Novel cuisine, novel cuisine, novel cuisine, novel cuisine. Nessuno vuole vendermi un cazzo. Mi reco in polleria chiedendo una faraona e mi regalano un biglietto per un viaggio nel Cairo. Poi di farro e mi rinfacciano che non ho fatto l'antitetanica. In pescheria chiedo di darmi del baccalà e vi risparmio la figura da coglione che ho fatto. Quando mi riprendo voglio un chilo di sarde e il tipo dice vai a Napoli e poi prendi il traghetto. Ho un buon vocabolario, ma che cosa mi serve? Forse sotto il comodino che manca una gamba. No bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine. E intanto sto morendo di fame. No bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine. Nessuno vuole vendermi un cazzo. No bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine. E la mia nuova cucina. Filetto e mi danno un biliardo, chiedo un cappuccino e mi mandano in chiesa, chiedo un pasticcio e mi combinano un guaio, chiedo un rognone e mi combinano un grosso guaio, chiedo un'animella ed ammazzano un bambino, chiedo un trionfo di meringhe e mi fanno arrivare secondo alle olimpiadi dei pasticcini in cui partecipiamo soltanto io e le meringhe, chiedo pagelli e mi dicono aspetta la fine del semestre, chiedo linguine e mi fanno boccacce, chiedo nodini e tutti a darsi da fare coi lacci, chiedo garganelli ed arrivano i puffi, chiedo fusilli e arrivano fuori di testa, chiedo le ed arrivano guerriere, chiedo penne al nero di seppia e lasciamo perdere. Ma dico, posso avere una pizza? Almeno una pizza? Cioè, una pizza è una pizza. Voglio una pizza. Oh, ammazzo. No bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine, no bel cuisine. No bel cuisine.